Benvenuti a 3 minuti alle 20, siamo con Paolo Bernasconi, vicepresidente dell'EPPI, l'ente di previdenza dei paesi industriali, benvenuto. Buonasera. Bene, l'EPPI ha appena concluso un giro d'Italia in 40 tappe per spiegare ai propri iscritti le politiche e le iniziative dell'ente. Qual è il bilancio di questo tour? Allora, abbiamo assistito rispetto ai bilanci che abbiamo avuto negli altri precedenti mandati una progressione partecipativa degli iscritti che fa ben sperare. Siamo arrivati a punte addirittura in alcuni collegi del 50% degli iscritti e quindi questa partecipazione, a mio modo di vedere, viene letta come la necessità degli iscritti di essere più partecipi del proprio futuro previdenziale. E quindi consapevoli appunto di questa di questo risultato, vogliamo continuare in questo tipo di attività che sicuramente avvicina l'ente di previdenza alla propria platea e ai propri iscritti. Ecco, immagino che continuerete quindi a realizzare questi tour, ma la formula sarà sempre la stessa o ci saranno dei cambiamenti? Allora, il rapporto con gli iscritti, come dicevo prima, è sicuramente un elemento fondamentale. La formula di avere il contatto diretto con l'iscritto è una formula che paga e questa tornata di EPPI incontri l'abbiamo potuto constatare. Diciamo che formula che vince non si cambia. Possiamo sicuramente migliorarla, implementarla. E con l'aiuto anche del Consiglio di Direzione Generale, il quale ha costituito un'apposita commissione, vedremo al termine proprio di questi incontri di tirare un po' le conclusioni e cercare nel futuro di dare sempre migliore qualità agli incontri, sempre chiaramente a favore di una alfabetizzazione sempre maggiore degli iscritti sul tema della previdenza. Ecco, so che tra pochi giorni a Napoli si celebrerà la giornata nazionale della previdenza e so che la vostra cassa insieme ad altre casse si presenterà con delle proposte, ce le può anticipare? Allora, anticipare proposte al momento non ce ne sono di concrete, però le casse in questa giornata della previdenza avranno una delle prime occasioni per confrontarsi su quelle che sono le nuove dinamiche e i nuovi servizi che le casse devono affrontare relativamente al momento particolarmente contingente dell'economia. Le casse del 103 l'anno prossimo festeggiano i 20 anni di costituzione e quindi penso che Napoli sarà la prima tappa di un confronto serio tra le casse per arrivare magari l'anno prossimo a formulare quelle proposte normative che potranno vedere una normativa appunto del 96 ormai vecchia e non più al passo coi tempi, avere delle proposte migliorative, chiaramente nell'ottica di un servizio previdenziale agli iscritti. Grazie a Paolo Bernasconi, vicepresidente dell'EPPI. Buonasera.